Cari amici, ben ritrovati, sono Massimo Michele Guerrieri e come al solito vi parlo della Tanzania. Ho dedicato l'ultimo mese all'approfondimento di un argomento di cui gli esperti non parlano. Ho intitolato il lavoro Introduzione all'unica vera moneta, l'oro, tra parentesi, assieme all'argento. Quindi parliamo di oro. E ho strutturato questo intervento, questo lavoro in tre parti. Oggi parleremo della prima parte e poi nelle pillole successive, tempo permettendo, perché sono piuttosto occupato, ho già iniziato a lavorare sul piano B, poi magari ve lo accenno dopo di che cosa si tratta, analizzerò, la seconda e la terza parte. Vediamo, il primo capitoletto si intitola La transustanziazione dell'oro, due punti, realtà o magia? Durante le mie ricerche nel reperire il materiale sulla trilogia del nuovo ordine mondiale, mi sono imbattuto nella bolla Sublimis Deis del 1537 emessa da Paolo III e la creazione del Terzo Testamento Trust con cui il papato, attraverso il principio della transustanziazione, trasforma le anime dei cristiani in oro. Con questa bolla si assicurò il controllo delle anime. Per maggiori informazioni, vedi il capitolo 3, le tre corone, pagina 13, del naturalmente il lavoro della trilogia dedicata al nuovo ordine mondiale. Bene? Ho pensato a che cosa vuol dire. L'oro è all'interno del triangolo che individua appunto il Terzo Testamento Trust e ciò che è posto all'interno di un trust diventa per la legge internazionale del trust intoccabile. E a pagina 17 dello stesso capitolo Franco Collins, autore australiano, ci dice: la BIS, Bank of International Settlements, o Banca dei Regolamenti dei Conti o dei Regolamenti Internazionali, fu fondata ufficialmente a Basilea il 17 maggio del 1930 con approssimativamente 55-60 tonnellate d'oro che in effetti non furono mai convertiti in franchi svizzeri. Questo oro veniva dalle varie conquiste del Vaticano e del Sacro Romano Impero nel corso di secoli. Poi ci fu la crisi del 29 e tutte le nazioni del mondo andarono in bancarotta, ma invece di usare l'oro della BIS, come sarebbe stato logico fare, iniziarono a concedere prestiti e a stampare moneta. Dopodiché istituirono gli uffici delle tasse, le banche private e le banche centrali, ma l'idea iniziò con la bolla Sublimis Deus, e questo è quello che dice Franco Collins, che menziona diverse volte nella trilogia. Ritorniamo a noi. Quindi, per il Vaticano, la magia consiste nella transustanziazione in oro delle povere anime dei cristiani. Per le banche centrali, la magia consiste nella transustanziazione in oro degli interessi che le povere anime dei cristiani pagano sulla moneta. Capisci? Nei commenti a uno dei miei video qualcuno mi ha scritto che i maghi non esistono più. A questi soggetti suggerisco bonariamente di commentare meno e documentarsi di più, facendo domande giuste, come ci ha suggerito il dottor Deni nel capitolo 1, Il nuovo ordine dei barbari, e di leggere con attenzione il capitolo 7 De Georgia Guyston, dove a pagina 63, parlando dei gradi della Rosa Croce, si legge: il terzo ordine equivale a una gran loggia guidata da un mago supremo, un mago sostituto anziano e un mago sostituto junior. I membri del secondo ordine che hanno prestato servizio alla società e sono stati selezionati dal mago supremo per tale avanzamento possono ricevere il grado ottavo di magister e il grado nono di magus. Questo è fonte Wikipedia inglese, perché su quella italiana non c'è niente. Vedete, all'interno dell'Ordine della Rosa Croce continuano a chiamarli maghi o magus. Quindi attenzione, contrariamente a quanto dichiarato in rete da un 33 di rito scozzese, credo in sonno, e che molti di voi conoscono bene, i Rosa Croce non sono affatto estinti, ma vivi e in ottima salute. David Rivera, nel libro History of the New World Order, Storia del Nuovo Ordine Mondiale, scrive:
Dopo essere stato sostituito all'università a febbraio, Weishaupt, che ricorda il fondatore degli Illuminati di Baviera, fuggì attraverso il confine fino a Ratisbona, stabilendosi infine a Gotha, dove trovò rifugio da un altro membro degli Illuminati, il duca Saxe Gotha, scrivo io tra parentesi, il granduca Ernesto III. Dopo il congresso di Wilhelmsbad del 1782, congresso importantissimo di cui non c'è menzione nei libri di storia, gli Illuminati funzionarono secondo la seguente struttura organizzativa. Ve la riassumo in sintesi. C'era l'asilo con i principianti, c'era il livello superiore simbolico che poi è la muratura classica, il rito scozzese, e poi c'erano i misteri minori e i misteri maggiori. Nei misteri maggiori ritroviamo il magus o i magus e i rex. Quindi, dal punto di vista simbolico-semantico, si deve dedurre che esiste una stretta correlazione tra i maghi degli Illuminati menzionati dall'ex gesuita David Rivera e i maghi rosacrociani di oggi. Sì, infatti, Wikipedia ne parla al presente. Quindi sono ancora attivi. Secondo paragrafo, le magie di Wall Street. Continuando lo studio a settembre-ottobre del 2021, mi sono poi imbattuto negli andamenti di borsa di New York e mi sono reso conto che c'era qualcosa che non quadrava. Chi mi conosce sa che non amo fare previsioni e che le lascio volentieri agli esperti, però, vista la situazione di disastro economico, sociale e finanziario in cui ci troviamo, devo fare un'eccezione, dicendoti la verità nuda e cruda, ovvero che non c'è più tempo, il Salvatore non è tornato, e è il momento di agire e farlo al più presto. Ora vediamo gli indici più importanti di Wall Street, che sono Dow Jones Industrial Average, indice che misura la performance dei titoli di 30 grandi società quotate negli Stati Uniti. Puoi capire qual è la ragione per cui la borsa sta volando nonostante l'economia reale sia allo sfascio? In tutto questo non c'è nessuna logica. Nasdaq, National Association of Securities Dealer Automatic Quotations, è un indice di oltre 3.000 titoli quotati in borsa che comprende i più importanti giganti mondiali della tecnologia e delle biotecnologie come Apple, Google e Microsoft. SP500 o Standard & Poor's 500 è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato delle principali 500 società quotate in borsa negli Stati Uniti. Chiedi al tuo esperto finanziario se conosce il significato di queste sigle. Credo proprio di no. In aggiunta non sa nulla, ma proprio nulla dell'unica vera moneta, l'oro, ovviamente insieme all'argento. Lacuna questa che cercherò di colmare io che non sono certamente un esperto di finanza. Queste cose non dovrebbe insegnarle il buon Nino Galloni o uno dei tanti esperti che abbiamo in Italia? Perché quando si parla di moneta non si parla mai dell'oro? Si parla tanto di monete alternative e si dimentica l'importanza dell'oro come moneta nella storia. Non è un controsenso? Nell'autunno del 2021 l'indice Dow Jones stava volando tra i 33.000 e i 36.000 punti. Oggi, 6 gennaio 2022, perché l'articolo è stato scritto il giorno della Befana, l'indice è di 36.407, al febbraio 35.630 e continua a volare mantenendosi non a caso nel range tra 33.000 e 36.000 punti. Com'è possibile? Sai perché? La risposta la trovi nella trilogia. Gli esperti non ne sanno niente. Sembra fantascienza finanziaria, ma è una semplice magia. L'unica possibilità per gestire gli andamenti finanziari di Dow Jones è quella di essere in condizioni di controllare le 30 compagnie che lo costituiscono, altrimenti sarebbe impossibile. È possibile ipotizzare che chi guida oggi i consigli supremi fondati da Pike e Mazzini intorno al 1850 e da me menzionati per la prima volta in Italia nella trilogia siano riusciti nel corso di questi decenni ad ambire a un tale traguardo?
E perché no? Com'è possibile che la borsa voli quando l'economia un po' dappertutto sta andando a rotoli? Vedi, queste sono le magie dei maghi di Wall Street. Si tratta solo dell'ennesima bolla finanziaria pronta a scoppiare quando sarà il momento giusto, che corrisponderà, a mio avviso, a quello che gli esperti chiamano il grande reset di Klaus Schwab, fondatore e presidente esecutivo del World Economy Forum. Quando esploderà la prossima bolla? Non si sa, ma prevede una terribile crisi finanziaria che sarà più disastrosa di quella del 29 e che causerà il fallimento quasi totale delle piccole e medie aziende, immagina le piccolissime che sono già quasi tutte fallite. C'è sempre stata una bolla speculativa con crisi finanziaria negli Stati Uniti ogni 10-15 anni. L'ultima è stata nel 2008, basta fare due conti. Qui sotto vi metto anche le crisi finanziarie dal 1907. Eh? Passiamo al paragrafo numero 3, come proteggere il patrimonio. Partiamo da capo. Chi è che possiede le maggiori riserve d'oro? Dicono gli stati. Io avrei dei grossi dubbi in merito, direi certamente il Vaticano, i banchieri, le corporazioni, le fondazioni e solo in una piccola percentuale i cittadini. E quanti di noi hanno investito in oro? Pochi. In Italia meno del 5-6%. Perché sono così pochi? Nei prossimi video te lo spiegherò. Ora facciamo l'esempio di cosa succede se crolla Wall Street. Consideriamo due casi. Caso A, abbiamo 100.000 euro investiti in immobili, BOT, CCT, quote azionarie, Bitcoin, quello che vuoi tu. Caso B, abbiamo 100.000 euro investiti in oro, non in diamanti. Nelle nostre case depositati in Auvesta o istituti simili. Cosa accade in caso di crisi grave? Accade che in poche ore il mercato può perdere fino al 50%, come è successo nel 29 e nel 2008. In effetti nel 29 perse molto di più. Quindi nel caso A i 100.000 euro diventeranno 50.000 euro. Cosa succede nel caso B dell'oro? L'oro dopo una prima perdita iniziale recupera perché le persone cercano soluzioni sicure di investimento e scoprono, dovrei dire, riscoprono la vera moneta, l'oro. Infatti, qualsiasi cosa accada alla fine della crisi, l'oro avrà mantenuto il potere di acquisto, anzi avrà acquistato almeno 20-25% e coperto l'inflazione. Gli esperti dicono questa volta che questa volta raddoppierà il valore, passando dall'attuale 57-58 mila al chilo a oltre 100 mila. E io sono d'accordo con loro. Questo avverrà probabilmente con il grande reset e l'introduzione della moneta digitale collegata al microchip sottocutaneo un po' per tutti. E questo ovviamente è una cosa negativa. Quella positiva è che dopo aver ottenuto quello che vogliono ritorneranno al gold standard, che è l'unica soluzione possibile per dare stabilità ai mercati finanziari e quindi chi avrà oro ne trarrà sicuramente vantaggio, non solo perché aumenterà il valore, ma perché l'oro sarà tuo e nessuno te lo potrà toccare, contrariamente alla moneta digitale che appartiene a loro. Il dottor Dunega nel capitolo 1 Il nuovo ordine dei barbari della trilogia sul nuovo ordine mondiale, questa qui che vedete dietro, ce l'ha detto più di 60 anni fa per bocca del dottor Day. A pagina 45 si legge: si tratterà di un microchip, si tratterà di microchip impiantati sotto la pelle, ma che possono causare infezione o rigetto. Questo problema sarebbe superato grazie al silicone che in quel momento era ben tollerato e già ampiamente utilizzato nelle ricostruzioni del seno. I microchip saranno collocati sotto la pelle o sulla mano destra o sulla fronte. Chiuse virgolette. Basta vedere quello che sta succedendo in Svezia, paese nel quale sono molto avanti. Anche la Sapienza di Roma ha iniziato recentemente la sperimentazione. Anche nell'appendice del volume 2 della trilogia intitolata Aaron Russo, la fede e l'amicizia con Rockefeller, a pagina 12 Aaron Russo dice: il progetto è creare un governo mondiale in cui tutti abbiano un microchip impiantato da loro con la tecnologia Radio Frequency Identification, identificazione a radiofrequenza. Tutti i soldi saranno lì.
e non ci saranno più contanti. E questo mi è stato detto direttamente dallo stesso Nick Rockefeller. Questo è ciò che vogliono ottenere. Tutti i soldi saranno nel microchip. Così, invece di avere contanti, ogni volta che ha dei soldi nel tuo microchip, possono prelevarli quando vogliono. Se dicono ci devi tutti questi soldi di tasse, li detraggono dal tuo microchip digitalmente. Quindi in questo momento è assolutamente necessario riflettere sulla differenza concettuale tra soldi e oro, perché è solo una questione di tempo, il crollo finanziario sarà necessario e funzionale all'instaurazione del nuovo ordine mondiale e il compimento del grande reset. Quindi qual è la soluzione? Semplice, convertire almeno il 50%, a buon senso si può dire, dell'asset personale e o familiare nella vera riserva mondiale di Papa Francesco, dei Gesuiti, dei Rothschild, tanto per non fare nomi, investendo in oro e metalli preziosi. Paragrafo numero 4. La soluzione per me si chiama Ovesta. Finalmente, dopo anni, sono riuscito a trovare un istituto in Germania che vende oro, argento, platino e palladio e funziona come una banca pur non essendo un istituto di credito. Le licenze per operare al commercio sono completamente diverse, lo sapevi? Se mi chiami, se ti sei interessato, mi chiami, ti spiego perché. Ma ritorniamo allo scenario della crisi apocalittica con il crollo di Wall Street. Buffo che gli esperti e i broker non siano assolutamente preoccupati dall'ennesima bolla finanziaria. Sai perché non lo sono? Perché lavorano a commissione, guadagnando quando acquistano e quando vendono. Quindi potrebbe anche cadere il mondo, loro cadrebbero sempre in piedi. Cosa avviene nel caso A? In caso di crollo delle borse, a un certo punto avrai bisogno di soldi. La situazione è già gravissima per molte famiglie a causa della pandemia, del Green Pass, ora del Super Green Pass, e che io ho risoprannominato, scusate il francesismo, Super Green Fuck. E che fai in questo caso? Vendi ciò che è già stato svalutato del 50%? E chi lo compra? Sarai costretto a svenderlo. Se hai un immobile, che fai? Vendi le porte, le finestre, come fai a mangiare? Non pensare di andare a chiedere un prestito in banca, perché anche se hai immobile non ti daranno un centesimo e anche se ti danno qualcosa non sarai mai in grado di restituire il debito in tempi brevi. Non voglio essere troppo negativo, ma non farti fregare dagli indici di Wall Street. L'economia in Italia è morta e il trend sarà negativo per un lungo periodo, credo sino al 2025. Caso B. Bene, quando invece hai oro e argento disponibili anche in piccoli pezzi, li puoi vendere se necessario, almeno mangi. Capisci la differenza? Quando poi l'economia riprenderà, anche nello scenario più peggiore, l'oro avrà mantenuto il capitale e il potere di acquisto. Mai nella storia l'oro ha perso di valore dopo una crisi finanziaria o guerre. Lo sapevi? Anzi, ti dico ciò che gli esperti non osano dirti. Negli ultimi 12 anni l'oro si è rivalutato 5 volte. Infine, sull'oro non c'è IVA e non ci sono tasse di successione. Paragrafo numero 5. Meglio tenere l'oro a casa o in Ovesta? Oro a casa. L'oro si può tenere in una cassaforte in casa e in una banca. Alcuni suggeriscono di nasconderlo sottoterra da qualche parte. Sì, per piccole quantità potrebbe anche andare bene. Il problema è che non è assicurabile, te lo possono sempre fregare e diventa un problema se ti devi spostare da dove abiti. Credo che ognuno debba essere lasciato libero di tenerlo dove meglio crede. Per l'acquisto con Ovesta suggerisco lingottini in oro, platino, palladio e argento prodotti dalla Eraos, azienda di certificazione leader nel mondo, e della verità è la numero uno. Compra le monetine d'oro dove vuoi al rivenditore della zona più vicino a te, ma compra oro. Oro in Ovesta. L'obiezione principale che ho ricevuto in questo periodo è stata quella che non si ha la certezza che l'oro in deposito esista. Beh, non nascondo che questa era anche la mia preoccupazione, smontata da quanto effettivamente succede in pratica. Infatti, quando si ordina l'oro, a Ovesta assegna un codice di proprietà, lo stesso che è inciso in basso sul lingotto. Si potrebbe sospettare che l'oro non esista e che non sia in deposito. Sbagliato.
Infatti, se lo richiedi, ti arriva in massimo 48 ore, e questo ovviamente sarebbe impossibile se non ti fosse già stato assegnato in deposito. Sulla sicurezza dei depositi faccio notare che Ovest è un trust e su questo mi sono già espresso a sufficienza nei video precedenti dedicati al capitolo 3 Le Tre Corone nella trilogia sul nuovo ordine mondiale e sui video dedicati al piano B che trovi sul mio canale YouTube di Massimo Michele Guerrieri. Un'altra considerazione molto interessante. Con il trasferimento dei soldi dalla banca ad Ovesta si perde di fatto la traccia dei soldi. In altre parole, mentre i soldi sul conto corrente sono sempre tracciabili come tutte le altre transazioni finanziarie, gli stessi una volta depositati in un istituto del genere spariscono dal sistema bancario e non sono più rintracciabili. Ricompaiono nel momento in cui eventualmente vengono riaccreditati sul conto, cosa che questa Ovesta può fare con molta semplicità. Tutto è perfettamente legale. L'argomento è delicato e chi è interessato a saperne di più mi può contattare. In conclusione, sull'oro non ci sono tasse o IVA, non c'è tassa di successione, quindi quando si muore e si possiede oro, gli eredi non pagano nessuna tassa. Inoltre, credere o non credere, l'oro si è rivalutato ben 5 volte negli ultimi 12 anni. Bisognerebbe chiederci, in un sistema nel quale ti tassano anche l'aria che respiri, come mai l'oro non è tassato? La risposta dovresti averla capita. Quindi, mentre potranno obbligarti a convertire la moneta fiat depositata nel tuo conto corrente in quella digitale, non potranno obbligarti a convertire il tuo oro depositato in Ovesta nella moneta digitale. E se questo è vero, il prezzo dell'oro andrà alle stelle e arricchirà chi ce l'ha. Ricordo che la consulenza sull'oro è gratuita. Il significato della parola Aovesta, Au è il simbolo dell'oro. Vesta era la dea vergine del focolare della casa e della famiglia nella religione romana. In tedesco Vesta vuol dire proprio moneta. Ti ricordo che puoi scaricare la trilogia sul nuovo ordine mondiale formato ebook, terza edizione e finale per 9,99 € dal sito menteaperta.net. Chi è interessato a comprare il cartaceo può ordinarlo scrivendo a mmguerrieri@yahoo.com o contattando il mio distributore, la libreria Mauro di Milano. Infine, ricordo che sono il promotore del piano B e C. Per chi desidera lasciare l'Italia anche temporaneamente e venire a vivere in Tanzania o a Zanzibar, può contattarmi. Per ricevere dettagli su come ricevere i prospetti informativi sul piano B e C, scrivetemi all'indirizzo di posta elettronica. Io ho concluso qui, faccio un saluto a tutti, naturalmente ringraziando Fabio. Buona serata a tutti, arrivederci.